Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo in una nuova recensione, in questo caso dell'episodio 112 di Dragon Ball Super. La scorsa volta non l'ho portata e diciamo che però ho portato quella live che è stata cancellata perché la Toei ce l'ha buttata giù. Non c'è molto da dire dell'episodio della scorsa volta perché diciamo è stato sconfitto It da Jiren e quindi siamo stati tutti molto tristi, molto tutti teorici, magari ancora vivo perché ha creato delle copie, lo spero, ma mi sembra molto improbabile. Questo episodio infatti me l'aspettavo molto più tranquillo. Invece ragazzi abbiamo avuto un episodio che veramente mi ha stupito e adesso vi dirò perché in varie fasi, dove veramente c'erano dei colpi di genio che non pensavo nemmeno che stessi guardando un'opera della Toei. Come state vedendo sono in una nuova postazione della mia camera, sperando che vi piaccia perché nello sfondo adesso ci sono i miei manga e diciamo tutta la mia cosa, il mio computer e tutte le varie cose. È molto più bello, diciamo, come sfondo in confronto al mio armadio. Però vediamo un po' come sistemarlo, perché se vi faccio vedere il setup è mamma mia. L'episodio inizia in modo molto demenziale, infatti, dato che Dragon Ball è fatto per bambini, c'è Zeno che fa la parte del bambino che dice: "Ma che cosa sta succedendo?" E il Daishinkan spiega di nuovo tutte le regole, tra cui chi verrà salvato a questo torneo. In questo caso chi ha più combattenti o l'unico combattente che rimarrà in vita salverà il proprio universo. E quindi inizia un dibattito tra gli dèi e dicono ovviamente che per ora quello che sta vincendo è l'universo 7 in linea teorica, perché è quello che ha più combattenti, anche se hanno visto che Jiren è praticamente imbattibile, quindi probabilmente l'universo 11 è il candidato a sopravvivere. Dopodiché vediamo Goku che viene attaccato dall'universo 3, dagli ultimi tre combattenti dell'universo 3, quello dei robottoni, diciamo, e quindi si trova un po' in difficoltà perché non può usare il suo potere, perché già ne ha poco, che è praticamente totalmente quello che gli ha dato Freezer, perché lui era veramente rimasto a pezzi senza nemmeno un poco di energie, e quindi diciamo non la vuole sprecare e si vuole riprendere il più in fretta possibile, quindi non deve sprecare il suo potere. Dopodiché vediamo che Gohan dà fiducia al padre, infatti dice di non andarlo ad aiutare, e loro si concentreranno. Loro, intendo ovviamente Gohan e Piccolo, si concentreranno a sconfiggere i Namecciani sbiaditi dell'universo 6. Mi piace dire sbiaditi perché veramente hanno quel colore che sembra proprio è un Namecciano sbiadito. E vabbè, dai, siano un po' di pugni, cose così, però diciamo ancora secondo me ne dovremmo vedere un po' su questo combattimento. Però per ora niente di nuovo. Qua inizia la parte saliente di questo episodio. E infatti arriva a grande richiesta di nessuno l'universo 4, quello di Ketila. E infatti una combattente dell'universo 4 si vuole scontrare contro Caulifla e Kale. Caulifla ovviamente prende le distanze, con Kale gli dice: "Tu vai via, la combatto io perché sono la più forte." Dopodiché lei, mentre sta per andare a combattere, arriva Kaba e dice: "Non è vero, vi difendo io, voi scappate e recuperate le energie, dato che siete il nostro asso nella manica." E loro, vabbè, dopo un po' di cose dicono: "Ok, andiamocene." Inizialmente Kaba le prende veramente di brutto perché questa combattente diventa grossissima e inizia a girare come una sfera. E questo mi ricorda l'attacco di Ribrian, quello dove gira, però vabbè, scopiazzamenti tra i vari universi. E quindi dopo l'ennesimo colpo che prende Kaba, come vedete, rischia di cadere, ma in quel momento arriva Vegeta che lo salva. E Beerus dice no perché l'ha salvato, però Whis gli spiega che questo è un rapporto tra maestro e allievo e quindi si è sentito in dovere di aiutarlo. E comunque, come spiega anche Vegeta, l'ha fatto perché non può vedere Saiyan deboli e comunque Saiyan in generale sconfitti. In più, qua arriva la parte migliore, dice che gli aveva fatto una promessa, cioè che Abba doveva portare Vegeta sul suo pianeta, Sadala, a conoscere il re di questo pianeta e quindi il re dei Saiyan del sesto universo. Ma Kaba ovviamente a Vegeta gli dice:
ma vedi che uno dei due sopravviverà. E quindi in tutti e due i casi tu non potrai conoscere questo mio pianeta e gli altri Saiyan del sesto universo. E poi Vegeta dice: non ti preoccupare, perché tanto vincerò e vi farò resuscitare con le super sfere del drago. Ragazzi, qui c'è Vegeta che resuscita un intero universo con il potere delle super sfere del drago, dove potrebbe diventare immortale, cheat saga di Freezer. Cioè, è stata veramente una cosa che io l'ho letto e ho detto: ma che cosa sta succedendo? E soprattutto, finalmente riusciamo a vedere un po' il suo animo da re dei Saiyan, quindi vedendo un altro Saiyan non lo vuole uccidere come ha fatto tipo con Nappa e con Radish che non gliene fregava niente, però forse ha capito che uccidere la sua stessa specie non lo rende il capo della stessa specie perché la sta sterminando. E ovviamente Kaba a sentire queste parole diventa veramente contentissimo e dice che farebbe lo stesso se vincesse l'universo 6. E ci mancherebbe altro. Dopodiché abbiamo una scena veramente bellissima. Kaba ritorna a combattere, però ovviamente viene nuovamente schiacciato. E quindi, dopo l'ennesimo colpo subito, l'avversario dell'universo 4 dice che praticamente, dopo aver sconfitto Kaba, avrebbe sconfitto quel codardo di Vegeta. Appena Kaba sente queste parole, si arrabbia tantissimo. E come sappiamo noi, piano piano tipo gli diventano un po' i capelli biondi, un po' di scossine. E questo mi ha ricordato veramente il Super Saiyan, il primo Super Saiyan di Goku contro Freezer. Perché proprio si arrabbia e piano piano passa. E poi come vedete qua, boom! Arriva Kaba Super Saiyan 2 che con un'onda energetica butta fuori dal ring il suo avversario, veramente una cosa bellissima. Lui proprio arrabbiato, non mi toccare il mio maestro, cioè è stata veramente bella come scena. Ma ahimè, dopodiché arriva Freezer e tranquillamente gli dice: a me i Saiyan danno fastidio, quindi sconfiggerò te e poi anche le tue amiche Saiyan. Lui è arrabbiatissimo: no, non le devi toccare. Si trasforma, ma non gli lascia il tempo veramente di reagire a Freezer, e lo butta fuori dal ring. Dato che ovviamente Kaba comunque era abbastanza distrutto, comunque è riuscito a tirare un colpo, diciamo, a Freezer, un'onda energetica, anche se non gli ha sortito nessun effetto. E ovviamente Freezer Golden addirittura, e dopo aver sconfitto Kaba per la seconda volta viene accennato forse il vero scopo di Freezer. E infatti dice che lui prenderà le super sfere del drago e controllerà gli dèi. E qui diciamo che se una volta l'aveva ipotizzato Whis, che forse Freezer voleva le super sfere del drago per diventare un nuovo signore della distruzione, qui abbiamo la conferma dallo stesso Freezer che dice che vuole controllare gli dèi. Quindi mi sa che la cosa è presa abbastanza male. Dopodiché abbiamo Vegeta che inizia un piccolo scontro con Toppo. E la cosa divertente, come potete vedere, è che Vegeta dice a Toppo: no, non ti voglio perché tu sei il numero 2 del tuo universo. E Toppo dice: eh vabbè, che problema c'è? Anche tu sei il numero 2 del tuo. E quindi lui tipo si è arrabbiato: ah, come ti permetti? E quindi inizia lo scontro fra i due, che secondo me sarà abbastanza interessante. Dopodiché, come scena finale, abbiamo Goku che si mette alle spalle di Vegeta e non manca la battutina di Vegeta che dice: ah, tu stai combattendo contro immondizia, mentre io sto combattendo con Toppo, che è bravo, è fortissimo. E quindi dopodiché Goku si rassegna e dice: ok, dai, devo sprigionare un po' di potere per riuscire a buttare giù questi moscerini, diciamo. Però non se lo fa dire due volte e Caulifla, senza nemmeno lasciargli il tempo, riesce a sconfiggere questi tre senza buttarli fuori dal ring. Comunque, da come si è visto, non sono stati ancora eliminati. Però vediamo Caulifla che vuole a tutti i costi sfidare Goku. Ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. Le anticipazioni al prossimo episodio
Infatti, in linea generale non c'è niente di interessante, solo che vediamo questa scena e Goku dice di volersi trasformare in Super Saiyan 3. Questo vuol dire che sprecherà molte energie, ma non ha l'energia necessaria per innescare il Super Saiyan Blue. Quindi ancora non ha molta energia, almeno da questo si capisce questa situazione. E vediamo addirittura che Caulifla forse lo metterà in difficoltà, ma giustamente, essendo ancora debole, non possiamo aspettarci molto dal nostro eroe. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare mi piace e andare a vedere anche tutti gli altri video che abbiamo caricato sul nostro canale, io e Francesco. Passate dal nostro blog e dalla nostra pagina Facebook e ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!